Buongiorno dall'aeroporto di Malpensa. Sto per partire per un'altra trasferta, questa volta in Inghilterra, nelle Cotswolds. In questo momento sto aspettando di imbarcarmi e mentre aspetto farò colazione perché è prestissimo, sono appena le 7:05, mi sono svegliata, ma non ho mai dormito stanotte, è stato un incubo perché già dovevo dormire 4 ore e 20. E ad un certo punto della notte ho incominciato, anzi mi sono svegliata per delle urla che ho sentito nella via, mi sono angosciata tantissimo, poi ho visto che era una situazione un po' border, per cui ho chiamato anche la polizia e ho aspettato che arrivassero, non sono riuscita ad andare a dormire prima e poi comunque avrò dormito un'ora, perché alla fine per sfinimento e con meditazione guidata nelle cuffie, sono riuscita a dormire un pochino, ma questo è poi, vabbè, il taxi è arrivato per levarmi alle 4:40 e ora sono qua. La colazione è la solita che faccio a casa, quindi il mio pane gluten free, me lo sono portato dietro, ho anche una banana e delle noci. Mi sono preparata. Mi sto un po' pentendo di non essermi fermata prima per bere un caffè dignitoso, però è andata così. Se mi fossi fermata, non avrei incontrato un vecchio amico conoscente che non vedevo da troppi anni. E il caso ha voluto che lo incontrassi proprio qua. Le meraviglie della vita. Vabbè, mangio, poi mi toccherà bermi un caffè dalle macchinette. Ci si accontenta, insomma. Potevo fermarmi da lontani prima, ma pensavo di trovare altri caffè qua e invece no, non ce ne sono. Vabbè. Eccoci qua, ben ritrovati. Sono a Cheltenham e in questo momento ho appena preso possesso della stanza e voglio farvi vedere quella che sarà la mia dimora per i prossimi 7 giorni. Non è lusso puro, però ha un suo perché e a me piace. È tutto in stile molto country house ed è uno stile che amo. Allora, entrando abbiamo il bagno che vi faccio vedere per ultimo, poi la stanza che è molto in stile quella che sarà a casa mia, con muri grigi e zoccolino bianco, la moquette che a me non piace, un armadio a specchio che inizialmente non avevo notato fosse un armadio, infatti mi domandavo dove fosse l'armadio perché non sapevo dove appendere le cose, adesso l'abbiamo scoperto insieme. Intelligente questa come soluzione. Poi la stanza con il letto e questi comodini che sto adorando. Stile molto classico, però mi piace davvero tanto. Cassettiera e scrivania, un altro specchio e poi qua angolo salottino davanti alla finestra che è aperta, tra l'altro. Questi sono pazzi. Che freddo! Chiudiamo subito, però che vista. Penso di avere la stanza con la vista più bella di tutto l'hotel. E anche se non è così, mi piace crederlo. Comunque, pensavo fossero gli americani ad avere un problema con il clima, il caldo, il freddo, l'aria condizionata. Invece no, oggi ho scoperto che anche gli inglesi. Infatti, stamattina sul volo stavano per farci congelare. Quelli della British Airways avevano messo l'aria condizionata a palla che sono dovuta rimanere tutto il tempo col giubbino e cappello addosso. Non è stato molto divertente, ammetto. Adesso questo hotel offre talmente tante cose che, visto il clima e la mia stanchezza, mi sa che
Rimarrò qua direttamente, c'è una palestra, c'è una piscina, ci sono un bar e un ristorante, per cui tante cose da fare. Io sono molto stanca e mi sa che adesso vado a prendermi la mia valigia e mi sistemo per la notte. Ho anche il bollitore, che bello. Avevo portato anche il mio, però a questo punto userò il loro. Bene, basta. Questa è la situazione. Adesso, col fatto che devo andare bene la valigia, vi faccio vedere un altro paio di cosine qua in giro. E questo è, non so, da una parte vorrei uscire, ma dall'altra fa un freddo che chi me lo fa fare? Sono andata a prendere la valigia. E mi sono ricordata che mi mancava l'acqua, per quanto ne consumo, evitiamo di far spendere all'azienda tutti quei soldi pagando bottigliette d'acqua dell'hotel. Sono andata al Lidl perché è qua attaccato al Doubletree dove starò per questi giorni e ho visto delle cose e si sa, quando sei stanco e affamato, non devi andare a fare la spesa perché poi finisci per comprare cose poco raccomandabili, ma è andata così e ho comprato delle cose. Da cosa parto? Questi sono dei sweet chili rice crackers, quindi dei cracker sweet chili, quindi peperone, peperoncino dolce. Poi delle mega schifezze. Queste sono Crumbles Big Choc Macarons. Praticamente sono dei cookies fatti con cocco, zucchero, albume, riso, farina di riso e altre cavolate, cacao ovviamente perché è molto cioccolatoso. Sto già sentendo l'acquolina in bocca. Poi ho trovato queste Lemon Pistachio Protein Balls, quindi sono delle palline proteiche ai pistacchi. Praticamente sono fatti con datteri, anacardi, pistacchi e riso, poi semi di chia e fibre di tapioca, limone. Ovviamente dobbiamo fare un assaggio insieme. Partiamo da questo. Mamma mia, sono buonissimi. Poi col fatto che c'è scritto che sono fatti al forno e non fritti, mangerò la confezione. Col fatto che stanotte non ho dormito, c'è un tempo veramente non mi va di uscire, ma mi sto quasi per convincere di uscire perché ho trovato un pub molto carino e potrebbe essere una bella idea andare a cenare lì, ma prima vorrei fare un giro dentro l'hotel per vedere com'è il ristorante, perché è un ristorante sul laghetto, potrebbe essere anche bello cenare qui. Quindi boh, non vi ho fatto vedere il bagno intanto, quindi questo è il tour del bagno, c'è la vasca, specchio, lavandino, sapone buonissimo alla vena. Ed è tutto comunque in stile inglese, uno stile che a me piace veramente tanto. Poi questa cosa di colorare le porte di un colore diverso rispetto al battiscopa è una cosa veramente loro. È bellissimo. Boh, andiamo a fare il tour dell'hotel.
OMG, sono piena, sto scoppiando. Penso che non mangerò più per 3 giorni. Sto scoppiando letteralmente. Ma che buono. Era tutto squisito. Era veramente squisito. Ho preso il halloumi, che è un formaggio misto capra e pecora fritto, e poi un risotto ai funghi e tartufo, quantità enormi, cioè per quello che mangio io solitamente, già l'antipasto di halloumi con magari l'aggiunta di 2 o 3 patate sarebbe stato perfetto, anche perché avevo mangiato i creccherini prima. Ma quel risotto mi ha stesa. K.O. Sono K.O. Però buonissimo. Squisito. Ci voglio tornare uno di questi giorni per mangiarmi un dolcino, perché c'erano dei dolcini veramente. E tra l'altro, quando viaggio per lavoro, comunque ho dei budget da rispettare, quindi non è che posso spendere quello che mi piace fare. E di solito difficilmente raggiungo il limite del budget a pasto, perché con quello che mangio io spendo sempre pochissimo. Però stasera, meno male che ho deciso poi di... No, ho deciso, ero troppo piena per il dolce, meno male, perché già con queste 2 cose più l'acqua non mi ero ricordata che erano pound. E quindi ho sforato un po' il budget. Vabbè, farò la brava nei prossimi giorni. Però stasera veramente non ce la potevo fare ad uscire, e qua costa così. Vabbè, questo è quanto. Poi ero molto affamata, molto stanca. Adesso spacchetto la valigia, mi faccio una bella doccia e vado a dormire. Così domani mattina mi alzo e vado a provare la palestra. Questo lusso di un hotel con la palestra per quando lavoro non mi capitava da 10 anni. Forse 8 anni, quando ancora lavoravo per un altro cliente. E quindi è giunto quel momento di tornare ai giusti livelli di comfort. Pensare che volevo provare anche il dolce, vabbè, follia. Adesso tisanina e nanna. Angoscia. Stavano per entrare qua dentro, ma ovviamente non possono entrare perché non sono in questa camera, ma ho fatto la stessa cosa anch'io prima. È molto facile perdersi, è molto alienante. Ho deciso che mi sacrificherò per voi e proverò questo dolce. Oggi non si bada a calorie o niente del genere. Avete presente le fiammette di cocco? È praticamente quella roba lì, però al cioccolato. Il mio outfit oggi è molto creativo. Jeans, maglia, sotto maglietta a righe, che tra l'altro si intravede. Vabbè, ho finito, vado a lavarmi e a nanna. A domani. Dovete assolutamente vedere la bellezza del posto in cui mi sto trovando.
tutto verde intorno, tutto verde. Bellissimo. Oggi altra giornatina super intensa e siccome ho lavorato molto molto sodo, stasera mi merito una cenetta con vista. La vista sarà questa, quella della stanza. Ho deciso di cenare qui nella stanza con qualcosa di molto semplice. Ho comprato dell'hummus da Sainsbury's, ho i miei cracker, i soliti, e i mirtilli. Questa è la cenetta. Penserete che è un po' povera, ma abbiamo a testimonianza la cena di ieri sera. Ho veramente esagerato, per cui stasera sento che devo mangiare giusto per non affamare il mio corpo, perché comunque ho lavorato tanto e devo avere le forze per lavorare bene questi giorni. E questo è, voglio mangiare qualcosa di molto semplice. E poi a pranzo ho mangiato un sacco di verdure, patate e verdure, broccoli, insalatina, pomodorini, barbabietole, un po' di tutto. E mi mancano le proteine, e per me le proteine sono i ceci, e perché funziona sempre così sugli eventi: se ti va bene che mangi, mangi solo verdure, nel mio caso, perché poi sono vegetariana, e quindi va così. Però sono super contenta di questa cena. Non ho assolutamente voglia di andare a rinchiudermi in un posto a mangiare. Adesso vorrei semplicemente mangiare questa cosa e uscire a fare un giro in centro. Questo è il piano per la serata. A distanza di pochissimi chilometri, eccoci davanti al Cheltenham Town Hall. Che meraviglia! Eccomi tutta imbaccuccata, fa freddissimo. Non lo so come fa la gente qua ad andare in giro nuda. Cioè, letteralmente c'è una ragazza davanti a me in maglietta a maniche corte. E sto morendo di freddo, c'ho il piumino, maglione e sotto una maglia in cotone. C'è gente in giro in vestito estivo e non mi capacito, ci sono letteralmente 13 gradi. Cioè, parliamone. La mia meta per stasera era questa, quindi mi posso considerare felice. Siamo di fronte al Everyman Theatre ed è meraviglioso. Adoro l'atmosfera dei teatri inglesi. Sono una cosa spettacolare. Ho una sbirciatina dentro l'edificio della Lloyds Bank. Wow! Vogliamo parlarne? Stupendo! E tu chi sei? Wow! Troppo bello! Troppo troppo bello! No, vabbè! È semplicemente un edificio residenziale, tra l'altro in vendita. Wow! Non ci posso credere! Bellissimo! Ed è in vendita! Sarà sicuramente un edificio storico, però è disabitato. Se qualcuno ha dei soldi da investire. Sto correndo verso la macchina perché ho freddissimo e ho bisogno di riposare. Se faccio in tempo vorrei fare un salto nella zona relax dell'hotel, magari un tuffo in piscina. Sicuramente a me questo posto
piace, è super bellino e molto stile inglese, ma sicuramente questa zona qua è più famosa per la natura e per i paesaggi. Ci rivediamo in hotel. Bye! Ieri sera è andata che sono tornata in camera talmente congelata che l'idea di uscire anche solo per andare in piscina per un quarto d'ora non mi piaceva. Allora mi sono fatta ben due tisane e mi sono messa a lavorare ad un progetto e ho passato così la serata e poi sono andata a dormire e questa è stata la serata di ieri. E stasera fuori c'è un sole ancora bellissimo e sono le 19:15. L'idea è quella di uscire e andare a fare un giro al college di Cheltenham che ho visto ieri sera tornando indietro dal centro della città e mi è piaciuto talmente tanto che ve lo voglio far vedere, voglio andare anche a scattare delle foto, ma il punto è che stasera vado all'evento ma più per cenare insieme agli altri piuttosto che lavorare e devo uscire per essere là alle 8:30, intorno alle 8. E non so se ce la faccio far tutto perché in questo momento mi sono fatta una doccia e il trattamento di crioterapia alle gambe perché sono pesantissime, le sento proprio super pesanti, sono stata in piedi tutto il giorno, quindi adesso sono sul letto coi piedi in su per riattivare la circolazione. Non so se troverò le forze per alzarmi da qui. Speriamo di sì. C'è una sola cosa che potrebbe farmi cambiare idea. Se adesso guardo il meteo e domani danno pioggia. Se è così, devo fare stasera questa cosa e domani andare in spa. Potrebbe essere una bella idea. Lo scopriremo tra giusto un istante. Come potete notare, ha vinto il clima, quindi mi sono alzata, mi sono rivestita, un po' più carina questa volta, gonnellina, top nero, maglione bianco, cool girl, e sto andando a fare una cosa semplicemente for the sake of art. Toccata e fuga, 10 minuti fino al college, 10 minuti per scattare, 10 minuti per tornare indietro e lasciare la macchina fotografica perché sennò poi non so dove lasciarla. Che poi dico, potrei anche lasciarla in macchina, ma non mi fido. E poi per cambiarmi comodamente perché non posso andare vestita così. Quindi, let's do this. Eccoci qua. Super di corsa e super in ritardo. Il college è veramente qualcosa di straordinario. Magari domani ci facciamo comunque un giro con la pioggia, ma adesso devo scattare. Ieri sera è stato un fallimento totale. Praticamente ora che sono arrivata davanti al college era già il momento di tornare indietro perché sennò non avrei fatto mai in tempo ad essere per cena all'orario concordato, ma preferisco tentare una cosa e fallire piuttosto che non provarci affatto. Adesso sono di nuovo seduta davanti alla mia vetrata con vista e nel tornare sono passata di nuovo da Sainsbury's per comprarmi la cena perché sinceramente a pranzo mangio sempre le stesse cose, broccoli, patate, una sorta di ratatouille, caponata, vabbè, mix di verdure con pomodoro e oggi ho mangiato addirittura i fagiolini, wow, che cosa diversa, completamente diversa da tutti gli altri giorni,
E quindi faccio il pieno di verdure, ma mi mancano le proteine, per cui sono andata a comprarmi l'hummus, quello dell'altra volta, che era buonissimo, il kefir. Sono tutte le cose che mangio di solito e che mi mancano. E poi una cosa che voglio provare, il gluten free crumpet, che dovrebbe essere una cosa tipica inglese. E poi dei mirtilli più un mandarino e una prugna, susina, non so che cos'è, che ho rubato dall'area caffè oggi. Fine, questa sarà la mia cena, non vedo l'ora di assaggiare le crumpets e l'idea è quella di andare subito al college e poi in piscina. Serata, doveva essere serata relax, ma non sarà così perché ho del lavoro da fare. È una cosa particolare per me solo perché non l'ho mai mangiata. Consistenza super spugnosa. Forse anche perché è gluten free. Boh. Ma mi incuriosisce, non sa di niente, però una cosa nuova. Mi porterò i crumpets anche domani a colazione perché non hanno mai il pane senza glutine. Ce l'avevano il primo giorno, poi non l'hanno più portato. Ai ai ai. Questo hummus è la fine del mondo. Prendiamoci un momento per ammirare la pace dentro la quale è immerso questo hotel. Il mezzo gentilmente offerto dal lavoro è questo, e per me è praticamente futuro, cioè è una roba super tecnologica. Ve lo faccio vedere perché non ho mai guidato una macchina del genere e confesso che quando ci sono salita prima ci ho messo un po' per capire come farla funzionare. Praticamente la chiave puoi anche tenerla in tasca e l'accendi con un tastino, ma fino a qua direte, vabbè, cosa c'è di così straordinario? Niente di che. Ma poi guardate qua. Si tira su questo schermetto che praticamente fa vedere la velocità e le istruzioni del navigatore. È fighissima. È di una comodità assurda. Ed eccoci qua. Siamo sul territorio del college, che si apre in tutta la sua maestosità. Quello che avevo sbagliato ieri è stato di andare dal lato dietro quell'edificio, dove praticamente non si vede niente del college, niente di tutto questo, ma c'è tutto un campo enorme, bellissimo, ci sono campi da tennis, da calcio e la pallavolo, stupendo, davvero bellissimo. Sinceramente non so se sto facendo una cosa che non devo fare perché sul cancello non c'era scritto di non entrare. Credo che si possa entrare tranquillamente, ma l'unica cosa che c'era scritta era di camminare sulle
stradine indicate ed è quello che sto facendo, quindi fino a qua mi sto comportando benissimo. Poi chissà, comunque veramente uno spettacolo. Sono degli edifici veramente bellissimi. La cosa che adoro di più di tutti questi giorni che cammino qua, no, cammino, vado in macchina in location, sono i ragazzi che vanno a scuola. Sono tutti vestiti in questo uniforme, per età ovviamente, diversa per età, per ciascuna età. E sono bellissimi da vedere. E stavo a pensare che quando io andavo a scuola odiavo l'uniforme perché non era altrettanto bella. Qua sono veramente belle. Sono bellissime. Qua c'è poi anche l'ospedale in stile romano. Cosa chiedere di più? Sono super felice di essermi sforzata di venire a fare un giro qua. Questo è decisamente l'highlight dopo la location di questo posto. Eccolo più da vicino. Non è meraviglioso? Ed ecco anche l'altro edificio più da vicino. Super particolare lui. Ci sono un sacco di scoiattoli, guardateli qua. Ciao. Molto molto bello. Adesso posso tornare felice e soddisfatta. Mi immagino che là dentro ci sia tipo un'enorme sala studio, tipo quella stile Hogwarts, dove ci sono tutte le scrivanie, tutti gli studenti possono studiare, c'è tutta quella luce, che bello. È veramente una meraviglia questo posto. Vi voglio portare ancora in un ultimo posto e poi direi che ho finito. Nel mentre qua è iniziata una grande festa. Sono arrivati tutti i ragazzi a giocare a pallone, a tennis. È bellissimo. Wow. È così all'improvviso. Non mi sento più un'intrusa. È arrivato il momento di tornare nel mio nido. Prima ho fatto giusto in tempo a tornare alla macchina e ha iniziato a diluviare, per cui sono tornata direttamente in hotel e anziché andare in piscina sono andata in palestra a finire l'allenamento di gambe iniziato stamattina e ho fatto 45 minuti di workout di soli pesi. Ho fatto, no, non è vero, ho fatto affondi, good mornings, stacchi, squat, sumo squat, di tutti i tipi. E poi ho fatto anche 40 piani con le scale quelle mobili. E sono super felice, anche perché stavo vedendo il mio lato B ammosciarsi un po' e allora ho detto che c'era bisogno di rimediare. La palestra è bellissima, è enorme, ci sono un sacco di attrezzi, un sacco di pesi. Non so con quanto mi sono allenata perché forse i pesi erano in libre. E non lo so quanto ho tirato su, ho fatto squat e stacchi con
Due dischi da 20 e due da non so quanto, da 10 forse, no? O da 15, non so. E poi ho fatto altri esercizi con i manubri da 8 e sono super contenta. Adesso mi sento pronta per andare a farmi una doccia e andare a dormire senza riaprire il computer. Stasera proprio tutto il lavoro che c'è da fare verrà rimandato a domani. Oggi non è proprio serata. Buongiorno, stamattina è domenica e siccome non sto più riuscendo a girare, sono uscita a farmi una corsetta e sono arrivata fino alla chiesa di cui vi parlavo perché la volevo vedere io e la volevo far vedere anche a voi. Ed eccomi qua. Domani parto e questo era l'ultimo highlight. Andiamo a vederlo anche di fronte e poi si torna indietro. La trovo veramente splendida. Che meraviglia. Buonasera, la mia settimana di lavoro qui nelle Cotswold sta per finire e anche la pacchia, perché sinceramente quando vado così via per lavoro mi rilasso perché non devo pensare a niente se non a lavorare ed è bellissimo. E cosa vi devo dire? Devo tornare qui per visitare davvero. Adesso sto chiudendo la valigia, sono in bralette, perché si muore di caldo. Questa stanza diventa letteralmente un forno e siamo a metà maggio e l'aria condizionata qua è questa. Quindi non bene, per niente bene. E non lo sceglierei in estate. Questo hotel, perlomeno non le stanze con vista, che è la cosa più bella di questo hotel. Vabbè, comunque, questo è quanto. Devo chiudere la valigia. Stasera ho l'ultima cena, domani l'ultima mattinata di lavoro e poi si torna finalmente a casa. Non so quanto altro riuscirò a farvi vedere, penso nulla. Domani ci sarà poco tempo, per cui direi che chiudo questo video. Ci vediamo nel prossimo, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!